Allora, beh, in realtà oggi vediamo ancora una definizione che forse non deve in un certo senso era nell'arte. Che vado a definire sono l'ordine di infinitesimo e la parte principale. Allora, si dice... Allora, no, non ci dice niente. Se f di x è asintoticamente equivalente a c x alla alfa per x tendente a 0, oppure equivalentemente f di x è uguale a c volte x alla alfa più o piccolo di x alla alfa per x che tende a 0. Quindi la prima cosa da osservare è che queste due cose sono equivalenti. La prima cosa vuol dire? Vuol dire che f di x diviso cx alla alfa tende a 1. La seconda vuol dire che f di x meno c alla alfa diviso x alla alfa tende a 0. È esattamente la stessa cosa. Se succede questo, oppure equivalentemente questo, si dice che f di x è un infinitesimo. Sto pensando ad alfa positivo, infinitesimo di ordine alfa, e ripeto, sto pensando ad alfa maggiore di 0 per x che tende a 0. Quindi ho definito cosa vuol dire un infinitesimo di ordine alfa. Vuol dire che tende a 0 come sostanzialmente x alla alfa. E cx alla alfa è la parte principale di f di x, la parte principale di f di x. Quindi cosa ho definito? Ho definito l'ordine di un infinitesimo e la parte principale. Ovviamente se io dico chi è la parte principale sto dicendo anche chi è l'ordine, perché l'ordine è l'esponente che compare nella parte principale. La parte principale c'ha come informazione in più che dice anche il coefficiente. Queste sono le definizioni, esempi sono esempi ovvi. Capite che questi sono concetti che contano sostanzialmente, perché quando a zero, mettiamo di avere varie potenze della x, a zero chi è che comanda? A zero comandano le potenze con esponente più piccolo, mentre a infinito comandano le potenze con esponente più alto, a zero comandano quelle con esponente più piccolo. E quindi questo vuol dire sostanzialmente che x alla alfa è la prima potenza che compare nello sviluppo di f, in un certo senso, se ammettiamo che f ci abbia uno sviluppo. Esempi, che ne so, sen x è infinitesimo per x che tende a 0, la sua parte principale chi è? X, questo è x, quindi questa è la parte principale, è la parte principale. Poi ovviamente uno può rilanciare, se uno fa sen x meno x, cosa succede? Sen x meno x, l'x e l'x se ne vanno, e quindi entra in gioco il termine successivo. Il termine successivo del seno è meno x al cubo sesto. Quindi questo qui, la parte principale, meno un sesto x al cubo. Quindi ordine 3, ordine di infinitesimo 3, parte principale è questa qui. Questa è la parte principale. Tutte queste qui si possono scrivere in termini più piccoli. Questo è come dire che seno di x è uguale a x più piccolo di x, e questo è come dire che sen x meno x è meno x al cubo sesti più o piccolo di x al cubo. Sono due maniere equivalenti di dire la stessa cosa. E vabbè, insomma, avete capito. Se io ho, che ne so, cos x meno 1, questo è infinitesimo di che ordine? 2. E la parte principale è meno un mezzo x quadro, questa è la parte principale. E va bene. E adesso cosa resta da fare? Resta da vedere un po' di esempi in cui si applica la formula di Taylor per fare i limiti. Boh, vediamo un esempio 1. Esempio 1 di limite con Taylor. Beh, adesso facciamo una cosa semplicissima. Se faccio il limite per x che tende a 0 di e alla x meno 1 più sen x diviso x, adesso siete grandi e questo limite quanto fa? Si vede subito che questo limite fa 2. Perché? Questo qui
Questo qui si fa semplicemente scrivendolo come e alla x meno 1 diviso x più sen x diviso x. Giusto? E quindi tende a 1 più 1 che fa 1. Questo limite qui non richiede Taylor. Questo qui si fa con i limiti notevoli, sostanzialmente. Perché si fa sui limiti notevoli? Detto col linguaggio di oggi, si fa sui limiti notevoli perché si gioca sul primo ordine. No? Quello che conta sono i termini in x, sono i termini di ordine 1 della funzione alla x e della funzione sen x. Questo qui è un limite di ordine 1, limite, sì, è 1 più 1 in effetti, ha il difetto di fare 2. E, diciamo, si gioca sul primo ordine, si gioca sul primo termine, quindi si fa anche con i limiti notevoli, quindi si fa anche con i limiti notevoli. Con i limiti notevoli. Non è tanto questione di essere del primo ordine, non vuol dire che si gioca sulla x, vuol dire che si gioca sul primo termine. Se guardiamo questo, limite per x che tende a 0 di e alla x cubo meno 1 più seno di x cubo diviso tangente di x cubo, o tangente al cubo di x, se preferite, tanto è la stessa cosa, insomma. Questo qui cosa fa? Questo fa 2 sostanzialmente per lo stesso motivo, no? Perché questo è la x cubo meno 1 diviso x cubo, questo è il seno di x cubo diviso x cubo e poi rimane un x cubo diviso tangente di x al cubo. Questo qui comunque si gioca sul primo termine, perché il primo termine di seno di x al cubo è x al cubo. Questo fa 2 per lo stesso motivo. E si gioca sul primo ordine. Si gioca non sul primo ordine, perché si gioca sull'ordine 3, però si gioca sul primo termine dello sviluppo, in un certo senso, con il seno di poi. Ormai è chiaro a tutti questi limiti qui come si fanno, no? Se volessi fare lo smontaggio in termini di limiti notevoli. Quello che non si fa con i limiti notevoli è questo. Se io ci metto meno, esempio 2, se io faccio il limite per x che tende a 0 di e alla x meno 1 meno seno di x, e volendo adesso posso permettermi anche x quadro, questo limite quanto fa? Questo qui con i limiti notevoli non si può fare. Questo con i limiti notevoli non si può fare. Non si può fare, può fare con i limiti notevoli. Ovviamente con Taylor è una banalità. Perché con Taylor è una banalità? Perché questo è alla x meno 1 meno sen x diviso x quadro. E come lo faccio? Sostituisco gli sviluppi. A che ordine sostituisco gli sviluppi? Beh, in questo caso è banale, li sostituisco all'ordine 2. Perché? Perché è chiaro dal denominatore che la battaglia si gioca sull'ordine 2. Ma in generale avessi mostro sopra e mostro sotto, come decido l'ordine a cui sviluppare? È l'ordine che mi dà la parte principale, cioè devo vedere il primo termine che rimane. Cioè faccio dei tentativi e vedo il primo termine che rimane. Quello mi dà l'ordine di infinitesimo sopra e l'ordine di infinitesimo sotto e poi si decide. Allora adesso sostituisco lo sviluppo per e, che cos'è? È 1 più x al quadrato mezzi, e questo è e alla x. Vi sto trattando un po' da bambini, scrivo sopra gli sviluppi. Ditemi se vi offendete. Questo qui è e alla x meno 1 meno sen x. Sen x che cos'è? X. Questo è sen x. O piccolo che cosa? O piccolo lo compatto in fondo, o piccolo di x quadro. Ho deciso che sviluppavo tutto all'ordine 2. Sotto c'è x quadro e il limite è finito perché 1 e 1. 1 e 1 se ne vanno, x e x se ne vanno, se ne sta andando via il primo ordine, quindi i primi termini se ne vanno. Cosa sopravvive? Sopravvive il secondo termine, quindi rimane un mezzo più o piccolo di x quadro diviso x quadro, e questo ovviamente o piccolo di x quadro su x quadro tende a 0, quindi tutto quanto tende a un mezzo, il limite fa un mezzo. Non si può fare con i limiti notevoli perché? Perché alla fine chi è che ha deciso la storia?
La storia l'ha deciso questo x quadro mezzi. Questo x quadro mezzi è il secondo termine di Taylor. Quindi non si può fare con i limiti notevoli, perché i limiti notevoli vedono solo il primo termine di Taylor, vedono la x, sia nel seno sia nella e. Poi alla fine qui il seno non ha dato contributo del secondo ordine, l'unico contributo che ha dato il seno era mandare via la x nella e. Quindi alla fine la battaglia si è decisa sul secondo termine. La battaglia per il limite, diciamo per la risoluzione della forma indeterminata, si è decisa sul secondo termine. Quindi, quello che vi voglio dire, diciamo dal punto di vista strategico, guardando questi primi due esercizi, quello che deve rimanere è questo. Se la battaglia si decide sul primo ordine, Taylor è inutile, bastano gli sviluppini, che in fondo sono Taylor di ordine 1. Quindi questo qui sopra è un limite, diciamo, pre-tayloriano. Questo secondo è un limite post-tayloriano, cioè se io non ho Taylor, questo qui non ho versi di farlo, se non con l'Hopital, che alla fine è equivalente a Taylor per molti versi. Perché si gioca su un termine successivo. Tra parentesi, qui la battaglia finale è stata sull'x quadro. Se la battaglia finale è sull'x quadro, servono due passaggi di Hopital. Se la battaglia finale è su x alla 7, servono 7 passaggi di Hopital. Diciamo, l'ordine, questa è un'osservazione che può essere interessante, diciamo, osservazione. Se, diciamo, sopra e sotto, ci sono infinitesimi di ordine k, allora, diciamo, con Taylor devo sviluppare all'ordine k, ma se facessi Hopital servirebbero k passaggi. Allora servirebbero k passaggi di Hopital per concludere. Questa è un'osservazione di tipo strategico. E va bene. Insomma, questo dice che, insomma, se un limite si decide su x alla quinta, farlo con l'Hopital vuol dire sbagliare un conto quasi di sicuro. Se non che poi uno può anche fare cose di questo tipo qua. Esempio 3. Diciamo, adesso voi che siete grandi, se vi scrivo il limite per x che tende a 0 di e alla x meno 1 meno sen x diviso, che ne so, faccio il buffone, radice di x per cotangente di x radice di x più valore assoluto di seno alla quinta di x, quanto fa questo limite? Un mezzo, perché? È lo stesso di prima. No, sopra è la stessa cosa di prima, sotto pure. Perché? Perché qui c'è radice di x per x radice di x, qui c'è x quadro, qui c'è una cosa che è x alla quinta, chi se ne frega? No, fatelo con l'Hopital questo. È uguale al precedente, eppure se uno lo fa con Hopital qui si pianta perché è il valore assoluto, non sa come derivarlo, insomma, è un dramma. Diciamo, questo è lo stesso di prima, perché questo qui è x quadro più piccolo di x quadro. Questo è x quadro più o piccolo di x quadro. E questo qui è addirittura un circa x alla quinta, quindi questo qui è o piccolo di x quadro, quindi è lo stesso limite di prima. È lo stesso limite di prima. Come dico spesso, analisi è saper analizzare un'espressione capendo chi veramente conta e chi è lì a fare il buffone e a fare confusione per confondere. Allora, in questo caso, chi è che veramente conta? Quello che conta sono le parti principali. Chi sono le parti principali? Sopra meno x quadro mezzi. Sotto, l'x quadro che c'è qui, e questo qui non conta niente, perché è una potenza di ordine 5. È chiaro a tutti che questo qui è un x quadro. Qui c'è un radice di x, arcotangente di t, il primo termine è t, più o piccolo di t. Quindi qui c'è un radice di x per x radice di x, che fa x quadro. Il resto è o piccolo. Esempio 4. Il limite per x che tende a 0, facciamo un altro classico, 1 su sen quadro di x meno 1 su x quadro. Questo è un classico.
Allora, questo è un limite pre-tayloriano o post-tayloriano? Beh, insomma, uno cosa dice? Seno, il seno è il primo termine 1 su x, quindi 1 su x quadro meno 1 su x quadro se ne vanno, quindi si giocherà su un termine successivo, quindi bisogna andare avanti, è un limite post-tayloriano. Vuol dire che con i limiti notevoli non si fa. Come si fa un infinito meno infinito? Questo è un infinito meno infinito. Come lo faccio? Faccio il denominatore, frazione comune, e poi provo a vedere che succede. Quindi facciamo il denominatore comune, questo è x quadro per sen quadro di x, e sopra c'ho x quadro meno sen quadro di x. Su che ordine si deciderà la battaglia? Si vede dal denominatore, no? Il denominatore, qual è la parte principale del denominatore? È x alla quarta, perché c'è l'x quadro. E il seno è circa x, quindi questo è un x alla quarta. Quindi tutto quanto si deciderà sulla quarta. E quindi devo sviluppare tutto di ordine 4. Questo qui, a parte principale x alla quarta, parte principale x alla quarta, quindi si gioca tutto su x alla quarta, quindi si gioca tutto sul quarto ordine. Adesso io non sto dicendo che sopra è di ordine 4, sto dicendo che sotto è di ordine 4. Se sopra sarà di ordine 5, cosa succederà? Vorrà dire che vince il sopra, avanzano delle x sopra e il limite farà 0. Se sopra sarà di ordine 3, avanzano delle x sotto e quindi sarà più o meno infinito a seconda che 0 più, 0 meno, insomma quelle storie lì. Se sopra sarà di ordine 4, allora se la giocheranno i coefficienti, no? Conteranno le parti principali, il coefficiente che c'è davanti alla parte principale, è chiaro strategicamente come si gioca. Quindi cosa devo fare? Devo procurarmi se in quadro di x di ordine 4, questa è l'unica cosa che devo fare. Mi devo procurare in un angolo lo sviluppo di sen quadro di x di ordine 4. Beh, e questa è un'operazione abbastanza semplice. Cosa faccio? Devo fare, questo è seno di x al quadrato, seno di x al quadrato di ordine 4, che cos'è? È x meno x al cubo sesti più piccolo di x alla quarta tutto al quadrato. E quanto fa questo? Beh, abbiamo fatto l'altra volta, fa x quadro, poi c'è il doppio prodotto, che è meno x al cubo terzi, c'è altra roba di ordine sotto il 4? No. X alla quarta, sì, questo è x alla quarta, che è il doppio prodotto, meno x alla quarta terzi, e non c'è nient'altro sotto x alla quarta, perché tutti i doppi prodotti e gli altri quadrati sono di ordine superiore, più piccolo di x alla quarta. E va bene, allora sono pronto per continuare il limite e concluderlo. Quindi questo è x quadro meno x quadro più x alla quarta terzi, x alla quarta terzi più piccolo di x alla quarta, diviso, e sotto è x qua x alla quarta più o piccolo di x alla quarta. Questo e questo se ne vanno, e insomma il limite viene un terzo. Se devo fare il passaggino, raccolgo x alla quarta, rimane un terzo più o piccolo di x alla quarta diviso x alla quarta, questo è il solito finale, lo chiamo, perché finisce sempre così, x alla quarta che moltiplica 1 più o piccolo di x alla quarta diviso x alla quarta. Quindi x alla quarta se ne vanno e tutto quanto tende a un terzo. Quindi insomma, cosa dicono questi esercizi? Questi esercizi dicono che alla fine quando uno sa sviluppare le funzioni, queste situazioni le sa gestire, perché alla fine capisce qual è l'ordine giusto e poi sviluppa tutto a quell'ordine, sopra e sotto, e spera che le cose funzionino. Cioè, di solito le cose funzionano. Oh, esempio 5, questo è un classico, è un errore classico. Esempio 5, sviluppare... Quindi facciamo solo lo sviluppo, che è la parte interessante. Sviluppare arcotangente di x più x al cubo di ordine 3.
Detto meglio, trovare il polinomio di Taylor della funzione arcotangente di x più x al cubo di ordine 3. Allora, la tentazione, c'è un po' questa tentazione, no? Uno dice arcotangente di t è uguale a t più piccolo di t, quindi arcotangente di x più x al cubo è uguale a x più x al cubo più o piccolo di x al cubo. Va bene sta cosa qua? Cioè, uno è tutto contento che ha messo l'x al cubo, che se l'è ritrovato già dentro gratis. Questo qui è sbagliato. Perché è sbagliato? Cosa viene da questo qua? La deduzione corretta è che arcotangente di x più x al cubo, da qui, è x più x al cubo più o piccolo di x più x al cubo, a essere precisi, e o piccolo di x più x al cubo, che cos'è? Purtroppo è o piccolo di x. E quindi questo si mangia anche quell'altro, e quindi tutto questo qui è come dire x più o piccolo di x. Cioè, o piccolo di x più x al cubo è semplicemente o piccolo di x. Questo qui, cerchiamo di capire perché. Osservazione. O piccolo di x, o piccolo di x più x al cubo è uguale a o piccolo di x e niente più. Se ci pensate un attimo, che cos'è o piccolo di x più x al cubo? O piccolo di x più x al cubo è x. Cos'era questo piccolo di t? Era t per omega di t. Quindi o piccolo di x più x al cubo, in questo caso, è x più x al cubo per omega di x più x al cubo. E cosa posso raccogliere qui? Posso raccogliere un x al cubo? Non posso raccogliere un x al cubo. Cioè, sì, posso raccogliere un x al cubo, ma mi rimane un 1 su x quadro, che non tende a 0. Quindi l'unica cosa intelligente che posso fare è raccogliere x, qui c'è 1 più x quadro, per omega di x più x al cubo. Adesso, è vero che tutto questo tende a 0. È vero che tutto questo tende a 0, perché per colpa dell'omega, ma ho raccolto solo x. Raccolgo solo x. Quindi non va bene. O piccolo di x più, cioè va bene che o piccolo di x più x al cubo è soltanto piccolo di x. Cioè le potenze più piccole sono quelle che comandano. Quindi corretto come sarebbe stato? Corretto, cosa devo fare? Devo sviluppare la cotangente di t come ho fatto qui, ma portandomi anche il termine cubico. Quindi, corretto sarebbe stato arcotangente di t uguale t più o piccolo di t, no, t meno un terzo t al cubo più o piccolo di t al cubo, e questo va bene, perché è di ordine 3, quindi, potevo mettere anche t alla quarta, andava bene uguale, arcotangente di x più x al cubo, arcotangente di x più x al cubo, questo è x più x al cubo meno un terzo x più x al cubo più o piccolo di, adesso se devo fare il corretto scrivo così, e questo sì che è o piccolo di x al cubo. Vedete che da qui posso raccogliere x al cubo, perché avrei la stessa cosa semplicemente con il cubo qui, e allora posso raccogliere, mi viene il cubo qui, mi viene il cubo qui, quindi ho raccolto x al cubo. Quindi questo qui sì che è o piccolo di x al cubo. Allora qui mi rimane x più x al cubo, facendo questo cubo cosa devo fare? Semplicemente il primo termine, quindi questo qui è meno un terzo x al cubo, meno un terzo x al cubo più o piccolo di x al cubo, quindi questo sì che può andare a finire qua dentro, così come ci va a finire tutte le immondizie che viene fuori dagli altri termini qua. E quindi finale sarebbe che questo è x meno 2 terzi x al cubo più o piccolo di x al cubo più 2 terzi più o piccolo di x al cubo. E va bene. Facciamo un esempio 6. Esempio 6. E, che ne so, facciamo il limite per x che tende a 0, anche questo è un grande classico.
sin x su x, questo cosa tende? A 1, no? E adesso lo rendiamo un po' indeterminato. È un 1 alla infinito. Sin x su x alla 1 su x quadro. Quanto tende questo limite? Cioè, quanto fa questo limite? Beh, intanto, come si può pensare di approcciare questo limite? È una forma indeterminata, no? 1 alla infinito, quindi c'è uguale. 1 alla infinito. Beh, così brutalmente come lo fareste? Brutalmente questo sin x, cioè 1, devo vedere, è 1 ma 1 quanto? No? Cioè, ho bisogno del termine successivo. Come faccio per vedere il termine successivamente? Seno di x è x meno x al cubo sesti. Quindi divido per x, questo è 1 meno x quadro sesti. Quindi 1 meno x quadro sesti alla 1 su x quadro. E si vede che tende a e alla meno sesto. Quindi 1 sulla radice sesta di e. Adesso facciamolo rigorosamente. Come lo facciamo rigorosamente? Con e alla base d'esponente strano. Lo scrivo come? Lo scrivo come e elevato alla 1 su x quadro per logaritmo di sin x su x e considero il solo esponente. Considero il solo esponente. Allora, solo esponente che cos'è? 1 su x quadro per logaritmo di sin x su x e questo è 1 su x quadro. Adesso espando con sin x su x dentro e logaritmo, fatemi fare tutti i passaggi, 1 su x per, al posto di sin x scrivo x meno x al cubo sesti più o piccolo di x alla terza o alla quarta come preferite, uguale, adesso mettetemi bene lo piccolo, questo è 1 su x quadro per logaritmo di 1 meno x quadro sesti più o piccolo di cosa vuol dire un piccolo di x al cubo? X al cubo per l'omega. Quando divido per x, rimane x quadro per l'omega. Quindi è lo piccolo di x quadro. Questo è lo piccolo di x quadro. Quindi la nota da fare qui, quindi diciamo, ho piccolo di x al cubo, diviso x al cubo, questo è x al cubo per omega di x, diviso x al cubo, diviso solo per x, diviso x è uguale a questo qui diviso x, quindi è uguale a x quadro omega di x e quindi ho piccolo di x quadro. Questo è il ragionamento che porta a questo piccolo di x quadro. Adesso cosa faccio qua? Adesso volendo qua, questo qui è sostanzialmente un limite notevole, no? Questo è un limite notevole e fa meno un sesto. Cioè, volendo posso fare ancora sviluppi, ma questo è 1 su x quadro per logaritmo per meno x quadro sesti più piccolo di x quadro e quindi tutto quanto tende a meno un sesto. Cosa ho usato nell'ultimo passaggio? Ho usato che logaritmo di 1 più t è uguale a t più piccolo di t, quindi logaritmo di 1 meno x al quadrato sesti più o piccolo di x quadro, portiamo da capo che serve spazio, questo qui sarebbe il t, questo sarebbe il t, quindi questo qui è meno x al quadrato sesti più o piccolo di x quadro, più volendo o piccolo della stessa cosa, più o piccolo di meno x al quadrato sesti, più o piccolo di x quadro. Ma questo qui va a inglobarsi in questo qua. Quindi l'esponente tende a meno un sesto, abbiamo finito. Questo è un limite stile limiti notevoli o un limite post-tayloriano, diciamo? Quel meno un sesto che cos'è? Quel meno un sesto
è il terzo termine, cioè è il secondo termine, il termine cubico del seno. Quindi non è un limite notevole, non si può fare con limiti notevoli, bisogna andare al terzo termine del seno, che poi è il secondo perché l'x quadro non c'è. Vediamo qualcos'altro, esempio 7. Esempio 7. È facile fare i limiti post-tayloriani, cioè costruire dei limiti post-tayloriani è facile, nel senso che uno cosa scrive? Uno scrive 1 più 1 su x. Ecco, vediamo una cosa all'infinito che non abbiamo mai vista. X. Questo per x che tende a più infinito. Per x che tende a più infinito, questo tende a e. Io adesso ci tolgo e per rompere le scatole, così tutto questo tende a 0 e lo moltiplico per x e faccio il limite per x che tende a più infinito, così ho rotto un po' le scatole, no? Questo è un modo per costruire un esercizio, limite per x che tende a più infinito. Allora uno prende un limite noto, diciamo, questo qui fa e, ci toglie e, così fa 0, e poi lo rende una forma indeterminata per rompere un po' le scatole, no? Questo è un modo di costruire un esercizio. Oh, questo intanto c'è una novità rispetto al solito, il fatto che x tende a più infinito. Quando x tende a più infinito posso usare Taylor. I Taylor sono tutti per x che tende a 0. Allora la risposta è mi, cioè non me ne frega niente di dove tende x quando faccio Taylor. Me ne frega di dove tende l'argomento delle funzioni che sto considerando. Voglio dire, certamente per x che tende a più infinito non posso farci nulla. Questa espressione qui come mai potrò trattarla? Cosa potrò fare con questo 1 più x alla x? Non è che abbiamo tante tecniche a disposizione. Più che un bel e alla non possiamo fare. Quando faremo e alla, cosa ci troveremo all'esponente? X per logaritmo di questa cosa qua, no? È logaritmo di 1 più una cosa che tende a 0. Allora sì, Taylor sì, lo posso fare, perché Taylor è proprio il logaritmo di 1 più t quando t tende a 0. Quindi la prima cosa da fare è un cambio di variabili in maniera da andare a 0. Questo cosa diventa col cambio di variabili? Questo diventa il limite. Qual è il cambio di variabili ovviamente? Y uguale 1 su x diventa il limite per y che tende a 0 più. Cos'è questo? È 1 più y elevato alla 1 su y meno e per 1 su y. E va bene. Che si fa? E alla su questo pezzo. Quindi mi serve l'ordine di infinitesimo di questa cosa qua. Mi serve l'ordine di infinitesimo, detto altrimenti, mi serve l'ordine di infinitesimo di 1 più y elevato alla 1 su y meno e. Se sarà di ordine 1 se la giocheranno le parti principali, se sarà di ordine maggiore di 1 vincerà il numeratore, se sarà sotto 1 vincerà il denominatore. Quindi mi serve questo ordine di infinitesimo, vabbè, niente di più semplice. 1 più y elevato alla 1 su y lo scrivo come e alla, questo e alla 1 su y logaritmo di 1 più y, e questo cosa diventa? E alla 1 su y, che cos'è il logaritmo di 1 più y? Y meno 1 mezzo y quadro più o piccolo di y quadro. Quindi questo quanto diventa? Diventa e, semplifico le y, diventa e alla 1 meno 1 mezzo y più o piccolo di y quadro diviso y fa o piccolo di y. E vabbè, e questo, volendo, è e per e alla meno un mezzo y più piccolo di y. Ci siamo praticamente, perché questo e, l'esponente tende a 0, quindi posso usare lo sviluppo, questo è un e alla t che cos'è? È 1 meno un mezzo y più o piccolo di y. E quindi questo qui, volendo, è e meno e mezzi y più o piccolo di y.
mi ha finito perché io cosa dovevo fare? Dovevo fare 1 più y alla 1 su y meno e, quindi dovevo fare, quindi 1 più y alla 1 su y meno e, questo è uguale a e meno e mezzi y più piccolo di y meno e se ne vanno, e abbiamo la risposta che volevamo, che era l'ordine di infinitesimo. Quindi questo è meno e mezzi, meno e mezzi y più piccolo di y. Risultato, insomma, risultato finale, quanto fa il limite? Fa meno e mezzi. Ritorna? Quindi in conclusione, il limite per y che tende a 0 più di, che cos'era? Era 1 più y alla y meno e diviso y, questo qui è uguale a meno e mezzo. Cioè, non dovete stressarvi, qualunque cosa alla fine è un polinomio. Qualunque cosa è un polinomio, per quanto siano strane le funzioni, alla fine deve venire fuori un termine polinomio. Sì. Era alla 1 su y, sì. Era alla 1 su y. Cioè, alla fine deve venire fuori un polinomio. C'è poco da fare. Facciamo un altro esempio. Esempio 8. Esempio 8. Che in realtà sono tutti uguali, cosa facciamo? Facciamo n più 1 diviso n più 4 alla n meno 3 alla n. Vediamo se sono riuscito a mettermi nei guai. 3n più 1 diviso n più 4 alla n. È chiaro che è un limite interessante questo. Cosa succede? Diciamo, questo a cosa tende? La base tende a 3, l'esponente tende a infinito, quindi questo è 3 alla infinito meno 3 alla infinito. Dipende un po' cosa succederà quando vado a fare il confronto. Quindi un'analisi preliminare dice 3 alla infinito, che fa infinito, ovviamente, meno 3 alla infinito, che fa infinito pure. Beh, già uno dice non c'è x, non c'è 0, non c'è niente, che faccio? Che si fa? Cioè, bisogna capire quanto questo è 3 alla n, no? Quindi, visto che qui c'è un 3 alla n, io raccoglierei un 3 alla n di qua e vedrei poi di andare a confrontare le differenze. Questa mi sembra la tattica migliore. Quindi qui c'ho 3 alla n, raccolgo 3 alla n anche qui, così poi li metto in evidenza. Come si fa a raccogliere 3 alla n qui dentro? Questo è 3 alla n che moltiplica cosa? N più un terzo. N più un terzo diviso, no, N più 4 direi, N più 4 alla N meno 3 alla N. Ci siamo fin qui? Percorso, ho raccolto 3 sopra sostanzialmente, l'ho messo davanti. Quindi volendo questo è 3 alla N che moltiplica una cosa gigante che è questa frazione qui, N più un terzo diviso n più 4 tutto alla n meno 1. Adesso questo limite qui quanto fa? Questo qui è un 1 all'infinito. 1 infinito meno 1, allora bisogna vedere cosa fa questo. Tutto questo è un 1 all'infinito. Questo è 1 all'infinito. Allora, adesso con un po' di esperienza, questo qui, come si tratta? Cioè, con quelle n che si fa? Beh, è veramente così diverso da questo qua? È praticamente la stessa cosa. Diciamo, 1 su n io lo chiamerei x e vedrei cosa diventa.
passando le funzioni. Quindi pongo 1 su n uguale x, pongo x uguale a 1 su n, così ho il limite per x che va a 0 che mi piace, e vedo che succede. E vedo che succede nella parentesi quadra. Nella parentesi quadra. Che succede nella parentesi quadra? Allora ho 1 su x più 1 terzo diviso 1 su x più 4, la sto facendo un po' complicata, elevato alla 1 su x. In realtà la situazione è molto più semplice, perché adesso faccio un po' i conti, cosa diventa? X più 3 diviso 3x per x diviso 4x più 1. 4 però così non mi piace per niente. Raccolgo 1 su x sopra e sotto, e questo diventa 1 più 1 su 3x diviso 1 più 4 su x elevato alla 1 su x. Così. Ho scritto stupidaggini? Sì. Cos'è? X terzi e qui 4x. X terzi e qui 4x. E beh, ma adesso praticamente ci siamo. Questa cosa qui, che cos'è circa? Questo è il solito limite di E. Questo è... Allora, 1 più x terzi. 1 più x terzi alla 1 su x, questo a che tende quando x tende a 0? Questo tende a e alla 1 terzo, no? E 1 più x, 1 più 4x elevato alla 1 su x tende a e alla quarta. Per x che tende a più infinito. Ci siamo, spero, no? Questo qui è addirittura limite notevole, questo è pre-tayloriano, eh? Cioè, e 1 più x terzi alla 1 su x, questo è e elevato alla 1 su x logaritmo di 1 più x terzi. Sì. Per x che tende a 0, certo. Per x che tende a 0. Fortunatamente per x che tende a 0, perché il limite notevole della e è per x che tende a 0, cioè n tendeva all'infinito, x tende a 0. E questo qui tende a 1 terzo, questo è il limite notevole, eh. Questo è proprio il limite. E 1 più x terzi diviso x, cioè il limite notevole è proprio sputato. Questo qui tende a e alla 1 terzo. E analogamente quell'altro. Quindi tutto ciò tende a che cosa? Tutto ciò tende a e alla 1 terzo meno 4. E alla 1 terzo meno 4. Quindi questo è addirittura diverso da 1. Ed è più grande o più piccolo di 1? Questo è più piccolo di 1. Questo è minore stretto di 1. Quindi in conclusione, questo qui a cosa tende? Abbiamo detto che tutto ciò tende a un numero minore di 1 e a 1 terzo meno 4, che è minore di 1. Meno 1 fa un numero negativo. Numero negativo per infinito tende a meno infinito. Questo qui tende a meno infinito. Sì. Sì. In questo caso, però, cosa poteva succedere? Allora, lui dice giustamente che questa frazione qui è più piccola di 1. Però il fatto che sia minore stretta di 1 per ogni n non vuol dire che tenda a un numero più piccolo di 1. Questo è un Achtung di quelli doppi. Questo è l'Achtung doppio, anzi forse anche triplo. Diciamo, indicata con fn la frazione, posto fn uguale n più un terzo diviso n più 4, è vero che
fn è minore stretto di 1 per ogni n in n, no? Tuttavia, e questa è la cosa da inquadrare, le disuguaglianze strette non passano al limite. Questa è la cosa da inquadrare. Cosa vuol dire che le disuguaglianze strette non passano il limite? Se so che fn è minore stretto di 1 per ogni n, cosa posso dedurre? Posso dedurre solo che il limite di fn è minore o uguale a 1, posto che esista. Disuguaglianze strette non passano al limite. Se noi prendiamo 1 su n è strettamente positiva per ogni n, però tende a 0. Le disuguaglianze strette non passano al limite. Quindi qui non potevamo concludere, perché è vero che questa frazione è strettamente minore di 1, però al limite può essere 1. No? E adesso invece quello che stiamo scoprendo facendo il conto è che il limite non è 1, che il limite è veramente minore di 1, ma per come è fatta la frazione, non per il fatto che sia minore di 1 step by step. Se qui ci avessi messo come esponente, se qui ci avessi messo n quadro tipo, e qui n quadro, le cose cambiavano. Cioè no, con n quadro le cose non cambiavano, però se avevo un esponente, che ne so, con n quadro qui e n qui, le cose cambiavano. Sarebbe venuto diverso, sarebbe venuto 1 e allora se la giocava. Quindi è tutt'altro che ovvio la cosa. No, mi raccomando su questa cosa qua, perché prima o poi colpirà il fatto che uno tende a passare al limite le disuguaglianze strette, che invece non passano al limite. Va bene, prima dose di esempi è andata.